piano sequenza è appariscente, è figo, difficile da realizzare, ma può farti risparmiare molto denaro, tante pagine del copione coperte velocemente. Non c'è bisogno di editing e puoi giustificare il suo uso come realismo, perché di fatto l'azione si svolge in tempo reale. Del resto noi non siamo abituati a vedere la realtà come uno scatto continuo, senza tagli. Oggi sono qui per parlarvi del bellissimo film Birdman, con protagonista Michael Keaton, diretto da Alejandro Iñárritu e la cui fotografia è stata curata dal grandissimo Emmanuel Lubezki. Film che è stato girato appunto con questa tecnica del piano sequenza. La trama di questo film avrebbe potuto essere semplicemente presentata in un modo standard del cinema di oggi, cioè con centinaia o migliaia di tagli e inquadrature. Ma la maggior parte di Birdman consiste in quella che appare come una ripresa continua. Naturalmente non lo è, singoli piani sequenza sono stati fusi insieme con dei tagli mascherati. In generale i registi hanno varie opzioni per gestire un piano sequenza. Il più audace è quello dell'inquadratura statica che non sfrutta alcun tipo di movimento di camera. Questa opzione era utilizzata agli albori del cinema, sto parlando dei film dei fratelli Lumière. Ma oggigiorno la maggior parte dei film che sfruttano il piano sequenza si basano molto sul movimento di camera. Piano sequenza che trova molto giovamento dall'essere realizzato con una Steadicam che segue un personaggio da dietro o che indietreggia mentre lui o lei si avvicina a noi, e questo produce il familiare walk and talk. Oppure la ripresa delle persone attorno a un tavolo con la telecamera che gira intorno per cogliere la reazione di ciascuno dei personaggi inquadrati. Oppure inquadrature con una elevata profondità di campo grazie all'utilizzo di obiettivi grandangolari, così da avere molto spazio nel quale far girare gli attori. E questa tecnica di un'estrema profondità di campo per lasciare grande libertà agli attori era molto utilizzata nei film di Hollywood degli anni 40. Pensiamo su tutti a Quarto potere di Orson Welles. E nel piano sequenza le inquadrature singole dei personaggi a dialogo vengono imitate da un arco della telecamera per favorire prima un personaggio, poi un altro. E inoltre il movimento di camera motiva i momenti che normalmente sarebbero coperti da tagli. Ad esempio, quando Mike e Regan sono visti da dietro il bancone, quando i clienti individuano Regan e chiedono a Mike di fare una foto, la telecamera si sposta intorno al bar. Ma la scena non può essere lasciata morta mentre l'operatore si sposta con la telecamera in un nuovo punto. Quindi l'intervallo tra un angolo e l'altro deve essere riempito dal dialogo o dall'azione fisica. E un modo per motivare il cambio di posizione della telecamera è anche attraverso il cambio di posizione degli attori. Nella scena del bar, la foto del fan motiva il movimento della fotocamera. In alternativa si possono sfruttare i gesti dell'attore. Quando Regan e sua moglie hanno un colloquio intimo, ecco che fa qualche movimento con la bottiglia di birra che giustificano lo spostamento dell'angolo della telecamera per favorire la sua inquadratura. Una volta che siamo su di lui, poi diventa serio e il dialogo e l'espressione del viso motivano un ulteriore avvicinamento di camera, un push-in. E la rinuncia al taglio costringe a scelte di narrazione. Sì, perché un film narrativo in genere distribuisce la progressiva conoscenza dei suoi personaggi. Ogni volta che un personaggio lascia l'altro, c'è una scelta. Quale dei personaggi seguirà la telecamera? Con il piano sequenza bisogna che vi sia qualche personaggio vicino per permettere alla camera di agganciarsi subito a uno di loro. E in Birdman, lo spazio labirintico nel quale si muovono i protagonisti nelle viscere del teatro facilita questo via e vai, in modo che possiamo lasciare un personaggio e prenderne subito un altro. Ed è anche per questo che secondo me il piano sequenza in Birdman funziona così bene. E sempre riguardo al piano sequenza, quando abbiamo due persone a dialogo, le brevi panoramiche laterali sono utili se questi due personaggi a dialogo sono vicini, ma se uno si alza e si allontana, la telecamera deve scegliere chi seguire, se stare lì su quello che è fermo o andare vicino a quello che si è appena alzato. Guardiamo ad esempio questo dialogo tra Mike e Regan. La scena inizia con una carrellata circolare intorno ai due, poi Mike si sposta e la telecamera lo segue mentre si allontana. Poi torna al tavolo ed esorta Regan ad aumentare la tensione. E quando poi Mike dà un pugno al tavolo nel momento in cui Regan cambia tono alla battuta, ecco che la camera si sposta su di lui. E poco più tardi, quando Regan e la figlia Sam litigano e la figlia pone l'accento sulla irrilevanza del padre, questo sfogo acquista molta forza perché la telecamera si muove verso di lei e poi rimane fissa su di lei.
Ragazzi, capite bene che ce ne sarebbe da parlare tantissimo del piano sequenza in Birdman. È un film che, se non avete visto, vi invito a recuperare, perché dal punto di vista fotografico è una gran figata, passatemi il termine. Io l'avevo visto per caso nel piccolo cinema del mio paese, una sera non sapevo cosa fare, me lo sono visto, wow! Sono rimasto estasiato veramente. Bene ragazzi, il video si conclude qua, io spero che sia stato interessante. Come sempre vi invito, se non siete ancora iscritti, a iscrivervi al canale, attivare la campanella per ricevere una notifica ogni qualvolta pubblicherò un nuovo video, lasciarmi un bel like se il video vi è piaciuto. Se volete potete sostenermi, vi ricordo, su tp.com, trovate il link in descrizione. E ragazzi, a me non resta altro che ringraziarvi della visione, delle iscrizioni, dei commenti che mi lasciate, e vi do appuntamento ai prossimi video. Ciao a tutti!